Ed eccoci tornati qui su Cult of the Lamb. Vi ho fatto vedere il combattimento integrale contro il boss, che ovviamente adesso abbiamo sconfitto, e quindi sono tre adesso vescovi, chiamiamoli predicatori, chiamateli come volete, che sono finalmente morti. Io nel frattempo sono andato avanti, ho fatto crescere comunque il mio culto un po' di più rispetto a quello che avete visto ovviamente fino a questo momento. Ho costruito delle altre strutture, ho costruito i demoni, come potete vedere, che adesso praticamente mi accompagnano nella mia avventura. E finalmente, avendo sconfitto il terzo predicatore, possiamo andare a scoprire l'ultimo bioma, tra virgolette ultimo, che ci permetterà di eliminare l'ultima catena che trattiene il nostro signore e scoprire che cosa succede alla fine di Cult of the Lamb. Esatto, quindi ne rimane ancora uno e finalmente il mondo potrà di nuovo dire il suo nome. La sofferenza diventerà trionfo. Oh, qui ovviamente tutti quanti che mi accolgono, i miei followers, dimostrando la mia forza. Qui riceviamo altri power up. Due dei miei sono stanchi. Nel frattempo i rituali che abbiamo fatto la scorsa volta sono finiti. Ecco, qui si è distrutta la farm. Io non so se c'ho la collana per... ecco, dove praticamente su questa lui non dovrebbe andare più a dormire. Però ovviamente per ora devo... devo necessariamente farlo riposare, altrimenti il suo status non si ripristina. Però dopo che avrò finalmente lo avrò fatto riposare, ovviamente non dormirà più, quindi non avrò più il problema. Devo vedere anche com'è combinato . Ecco, ora possiamo fare appunto anche quelle di livello 2 in realtà, come miniere di, ovviamente, di legna, solo che ormai aspetteremo il collasso di queste vecchie prima di poterlo fare. Abbiamo 20 follower al momento, questo lo possiamo rieducare, perché me ne servono 19 da quello che so per quello finale, cioè per il bioma finale proprio. Quindi non so effettivamente, questo lo possiamo rilasciare. Ok, qui possiamo raccogliere altra roba. Io qua direi di piazzare dei bei funghetti, qua delle belle zucchine, delle zucche anzi, più che zucchine. Ecco, così qua adesso ci pensano. Tu cosa vuoi? Ah, fare il rituale quello della notte. Beh sì, era mia intenzione farlo in realtà. Ah, tu vai a riposare. Sì, in realtà era mia intenzione farlo, solo che prima volevo anche rifare il sermone. Allora, quasi si può resuscitare a costo di un follower. Questo in realtà potrebbe essere comodo per evitare di rifare i boss. Penso che questo lo sblocco, perché adesso posso finalmente sacrificare i follower per un bene più grande.
anche la risurrezione, per evitare di perdere troppo tempo in generale, quindi penso di sì. Ah, ok, posso rifare già questo, però vorrei fare anche quello della fame nel frattempo. È anche vero che in realtà per ora la fame la posso anche gestire, quindi vabbè, aspettiamo per ora. Tanto il tempo c'è. Il tempo c'è per poter fare rituali e tutto. Allora, Divine Inspiration, facciamo anche la miniera di pietra a livello 2. Così finalmente posso... esatto, posso fare materiali su materiali senza perdere troppo tempo. Quanto mi costano? Ah, addirittura, ma ci sono ste conchiglie che non so. Questa addirittura vuole il vetro. Ah, la posso migliorare. Cioè funziona tramite le vecchie miniere, vengono migliorate. Non so se diventano... non so se diventeranno permanenti in realtà. In realtà non ho visto se c'è effettivamente la possibilità di poter farmare il vetro addirittura, ma questo cos'è? Harvest more devotion, e questa è la stessa cosa, quindi... no, in realtà non c'è un vero e proprio farming di vetro. Quindi si trova cioè trovandolo in giro praticamente. Va bene, di cucinare intanto cuciniamo qualcosina. Che fa sempre comodo cucinare qualcosina. Ok. Yes. E andiamo a sbloccare il quarto bioma. Olè, un'altra catena. E qui adesso, bisogna completare. Allora, un follower intanto lo prendiamo qua. Che fa comodo. Fa sempre comodo averne uno in più, anche giusto per sacrificarlo, per resuscitare, no? Ormai devo un po' fare questo mio, diciamo, questo mio rituale, no? Chiamiamolo così. Ok, 12 follower richiesti, io ne ho ben di più rispetto a quelli che ovviamente sono richiesti in questo caso. E siamo pronti per affrontare il quarto e ultimo, tra virgolette, bioma. Silk Cradle. Quindi la produzione... ah, ma può essere che non siano conchiglie quelle che immagino, ma siano appunto le silk, cioè il cotone. O comunque tessuto. Martello, carino. Certo, martello è sempre un po'... sempre un po' particolare avere il martello. Andiamo a esplorare questa nuova zona. Guarda come sono veloci. Oddio, gli ho buggato il... allora, loro si lanciano e poi atterrano. Ok, quindi quello mi sa che è il momento migliore per colpire. Ora, effettivamente devo anche studiare adesso il moveset. Ecco, vedi? Sì, esatto, Spider Silk. Quindi non sono conchiglie quelle che immaginavo essere conchiglie. È la tela del ragno. Qui è tremendo avere il martello. Tremendo avere il martello. La peggiore arma che si possa avere. Letteralmente la peggiore arma che si possa avere è qui il martello.
Questi sono nemici molto rapidi. Quindi o vai giù di prefire o devi effettivamente aspettare che loro attacchino. Wow. Ma la cosa che adesso mi chiedo è: dove posso trovare effettivamente, cioè quali rocce devo rompere per trovare la tela del ragno? Probabilmente queste. Eh sì, queste qui, perché sono le tele del ragno. Le tele del ragno, cioè sono le tane del ragno. Eccolo qua, l'ultimo Shamura. He has the fifth bishop of the old faith, our brother, the one who waits by the name Narinder. Quindi finalmente sappiamo il nome. È cresciuto scontento del suo ruolo e ha cominciato a fare domande a causa della sua ambizione. E la mia imprudenza lo amai. Per questo ho perso la mia mente. E lui ha perso la sua libertà. Oddio. Un follower... Wow! Cioè, ha corrotto un mio vecchio follower e me l'ha rigirato contro. Wow! Quindi c'è proprio questo sorta di malus proprio che... Aia. Vedi, sono lento. Sono lento, Cristo, con sto martello di merda. Silk Cradle. Oddio, ma... Scusami, ma creandolo... No, vabbè, queste sono decorazioni. Non credo che... mi diano modo di fare altro. Qua il martello, in questa sezione il martello è veramente difficile da usare. Oddio, che è sta roba? Madonna, ho avuto una paura che c'erano lì quelle palle di fuoco che penso sarebbero partite se io avessi riattraversato. L'ho colpito prima, che culo. Allora, qui abbiamo altro... Non credo che qui abbiamo altra seta. Anche perché Silk tecnicamente è la seta, quindi... Allora, qui probabilmente come farm dovrei prendere la seta. No. Mi hanno dato le rocce. Cioè, mi sarei aspettato una farm la seta in realtà qui, se devo essere sincero. E non la pietra. Anche perché la pietra mi serve molto meno. Mi sarei aspettato una bella farm di... anche qua. Mi sarei aspettato sicuramente una bella farm di seta e non pietra, assolutamente. Magari spunta più in là. Cioè, potrebbe effettivamente spuntare più in là. Wow, sono rimasto ancora un attimo sorpreso. Sorpreso del fatto che lui abbia praticamente corrotto il mio follower. Ecco, qui mi ha beccato.
sono molto più lento con qua devo andare di vedi, devo andare di prefire mentre mi inseguono. Se tento di attaccarli direttamente faccio una brutta fine. Faccio decisamente una brutta fine. O li attacco, vedi, o li attacco mentre li stunno, perché col martello ho più probabilità di stunnarli, oppure è un casino. Che comunque il martello è molto lento. In questa zona, ripeto, in questa zona secondo me il martello è l'arma più difficile che ti possa uscire. Sicuramente l'arma più difficile. Quello è diventato dissidente. Qua posso ottenere seta? Vediamo. No, probabilmente qui no. Quindi solo quelle rocce, solo quelle rocce particolari mi danno la seta. Oddio, cosa cazzo è sta roba? Sembrano delle bolle, ma non mi hanno fatto, non mi hanno fatto del danno effettivamente. Ecco, vedete, queste rocce mi danno la seta. Merda. Vediamo se è come penso io. Ah no, probabilmente sono soltanto delle chiusure per non farmi uscire. Ascia. Vampiric, tra l'altro. Aia. Che cazzo mi ha fatto male? Ma che cazzo? Oddio. Quando lui cade mi fa... Cazzo! Dai! Sì, sì, lo sacrifico. Assolutamente sì. Sacrifico il dissidente. Ma lo posso vedere dagli occhi adesso chi era il dissidente? No, non me lo fa vedere. E allora mi sa che lo devo vedere da qua. No. Ecco. Begre. Begre è diventato dissidente. Begre, Begre. Dove sei? Eccolo. Ah, c'era scritto forse dissenter lì. Ma lo posso fare una volta sola? La cosa infame è questa, che praticamente lui cade e ti spara pure. Ho sbagliato a mirare. Bisogna gestirsela. Cazzo.
Guarda quanto sono veloci. Wow. Carina questa boss fight. Carina proprio. Carina. Ah, vedi, intanto qua posso ottenere un buon quantitativo comunque di seta. Beh, follower form. Il resto ovviamente non ne ho bisogno in quantità eccessiva, quindi direi che può andar bene così. E qui abbiamo completato la prima run per aprire l'ultimo cancello e sbloccare l'ultima catena. E abbiamo utilizzato anche la risurrezione per la prima volta. Figo, figo. Ci sta. Ci sta, ci sta. La risurrezione con il follower, se lo compri all'inizio dal ragno, secondo me può essere anche una strategia per giocare un po' più aggressivi. Oddio, si è completamente abbassata la fame. Cos'è questo? Il cesto della frutta, e abbiamo ottenuto anche una nuova pietanza. Ma quelle sono radici di cosa? Oddio, non le avevo prese ancora quelle radici. Se le posso piantare. Se le posso piantare, che le posso piantare, saranno un ottimo acquisto. Saranno decisamente un ottimo acquisto. Quanta legno. E quindi adesso che abbiamo la seta, adesso abbiamo anche la seta, quindi dovrei effettivamente, guarda la fede come è risalita tutta. Quello è tornato dalla spedizione. Qua dovrebbero mettere un qualcosa per ottenere tutta l'esperienza in un colpo solo, anziché farti tenere premuto il tasto così. È un po' brutto. Allora, tu vai a dormire. Qua prendiamo tutto. Allora, vediamo intanto qui. Ok. Vorrei effettivamente vedere adesso. Esatto, vedi la farm 2. Esatto, costruitela qua. Qua ritiriamo un po' di cacchina. Che mi potrebbe servire per costruire uno shelter. Quindi per costruire, diciamo, le... Esatto. Però per il momento lascio perdere. Prima costruiamoci le farm. Le farm potenti. Anche perché in realtà mi conviene tenere una zona qui dove ho le farm di livello alto e l'altra zona invece dove ho le farm di livello basso, perché credo che comunque sia, se poi si sfasciano tutte, io non ho la possibilità di poterle ricostruire in fretta. Invece in quel modo ho comunque una farm di legno di base, che comunque mi permette di avere un buon, diciamo, un buon quantitativo di legno e tutto. Oh, là ce n'è uno vecchio. Ce n'è uno vecchio che mi sa che dovremmo far fuori a breve. Anche se in realtà per il momento potrei anche tenerlo da parte. Perché potrei utilizzarlo come sacrificio qualora morissi. Questa è molto comoda come cosa in realtà. Allora, non so se ho questi semi nuovi. Dovrei controllare. Sì, dovrei controllare assolutamente. Dovrei controllare assolutamente. Ok, abbiamo di nuovo tutto a disposizione. Ok. Quindi, per chiudere l'episodio, faremo una bellissima cosa. Andremo a controllare intanto se adesso il mio amichetto qui mi vende i semi. Eccoli.
Sì, sì, dammene un bel po'. Che questi sono comodissimi per il futuro. Anche perché il piatto, questo come si fa? Con il pesce, la fetta di carne, questo invece addirittura, questo è ancora più semplice addirittura. Questo qua è ottimo comunque, perché permette di impedire praticamente, cioè cancella il dissenting, quindi cancella praticamente il l'avversità nei miei confronti. Non cancella, non è dissenteria, mi stava venendo a dire la dissenteria, ma in realtà il dissenting è appunto il dissentire. E invece questo addirittura permette di aumentare la lealtà. Quindi per una versione un po' più, diciamo, cheap, quindi una versione un po' più economica, potrei fare questo. Mentre invece questa potrebbe essere un'ottima arma se qualcuno dovesse diventare dissidente totalmente a caso, perché poi ovviamente potrebbe diventare totalmente a caso dissidente. Bravissimo tu che sei tornato in piene forze. Quindi adesso si coltivano queste. Ma proprio le coltiviamo come se non ci fosse un domani proprio. Ma proprio come se non ci fosse un domani. Esatto, le piantiamo tutte. Qui aggiungiamo la cacchina. Ok. E a questo punto direi di fare i rituali. Adesso li possiamo fare tutti. Facciamo un bel rituale innanzitutto del lavoro, così completiamo anche l'obiettivo. E tutti potranno... Madonna, guarda quanto è piena la sala. Sono due vecchi, mi sa. Sì, sono due anziani. Sono due anziani. Quindi, altro rituale. Beh, potrei fare un duello. Sì. Potrei fare un bel duelletto tra i due anzianotti, vedere come si picchiano tra di loro. Quindi uno. E vediamo anche l'altro. Così intanto qua ne sacrifico uno e l'altro invece poi non so, vedremo. Yes. Esatto, ed è aumentato tutto. A questo punto faccio anche il rituale della fame. Non ho bisogno di drogarli al momento, perché la fede è comunque al massimo. Ed ho un modo, ed avrò un modo anche di... avrò un modo anche di aumentare la fede, perché, esatto, è scesa, per il momento è scesa, ma... posso fare questo, che intanto mi faccio pagare. Ah no, aspetta, non è quello che mi faccio pagare questo. Ogni volta lo confondo, ragazzi, non ci posso fare niente. Questo è quello che mi fanno... questo è quello dove vengo pagato. Su, fate la sub. Eccoci qua. Evviva le sub. Qua non so quanti soldi ho fatto. Allucinante, magari funzionasse così sarebbe troppo figo. E detto questo... ecco, vedi, mi aumenta di 20, così. Facciamo anche questo. Vedete che combo che si possono creare in base, ovviamente, alle vostre scelte. Cioè, si possono fare delle combo pazzesche con i rituali. Ora è sceso ancora, me ne rendo conto che è sceso la fede, però adesso la ripristiniamo con un sacrificio. Perché non voglio drogarli in realtà. Voglio risparmiare la droga, se così possiamo dire, cioè i funghi, fondamentalmente, per un momento di crisi. Cioè dove veramente non ho modo di poter fare nulla e allora lì sì,
gli do due funghi, li tengo tranquilli per un po' e aspetto magari qualche cooldown di un altro rituale, che penso sia la cosa più comoda in questo caso. Perfetto. E una volta fatto questo, posso fare il rituale del funerale. Se non sbaglio abbiamo un funerale che possiamo fare. Esattamente. I funerali si possono fare solo sui cadaveri che non vengono sacrificati, quindi o che muoiono naturalmente o che vengono uccisi dal cultista stesso, in questo caso io. Esatto, perché poi bisogna seppellirli e dopo che si sono seppelliti si può fare il rituale per far apparire i fiori sulla tomba. Quindi oltre quello non possiamo fare. Così aumenta ancora la fede. Esattamente. Il rituale per far crescere subito l'agricoltura che mi serve per raccogliere tutto e che nel frattempo mi dà anche fede. Quindi ho fatto una combo stupenda. Visto che li ho appena piantati. Esatto. E adesso li abbiamo di nuovo tutti a disposizione. Abbiamo fatto una bella combo. Adesso abbiamo ripristinato praticamente tutta la fede quasi. Addirittura a metà. Perché a metà? È successo qualcosa? Potrei fare anche quello del fuoco, ma non c'è bisogno. Faccio un sermone. E poi faccio magari qualche blessing a destra e a sinistra e dovrei riuscire tranquillamente a ripristinare la fede al massimo. Così la fame intanto non è un problema. Posso... Esatto, posso comunque... Madonna, 605 monete. Allora, tu dammi la ricompensa. Esatto. Tu dammi le tasse. 101, mamma mia. Ok. Calamala. Bravo, calamaya. Vedete la fede come cresce? Ok, in realtà pensavo crescesse un po' di più. Non capisco perché si è bloccata praticamente a metà. Si è letteralmente bloccata a metà la fede. Ok, nuovo livello di ispirazione. Questo è ottimo. Che adesso faccio le raffinerie livello 2. Così creo un'area praticamente di livello 2, che è tutta l'area avanzata. E un'area invece tutta di livello 1, dove ovviamente lascerò tutto, diciamo, in maniera più primitiva, no? Quindi la raffineria di livello 2 la posso fare? Sì. E la facciamo ovviamente qua, che è la zona... dove ho costruito praticamente tutte le farm di livello 2. Vorrei fare un'altra farm di livello 2, ma non ho abbastanza risorse, il che è brutto. Ci vorrebbe un qualcosa per... Cioè, ci vorrebbe un qualcosa per acquistare effettivamente la seta e il vetro a questo punto. Perché la seta comunque, ovviamente esplorando, la posso trovare. Anche il vetro fondamentalmente posso trovare in giro esplorando. Però ci vorrebbe una farm anche volendo. Sarebbe stata molto più comoda come cosa in realtà. Ok, lui sta raccogliendo tutto. Bravo, raccogli. Allora, seminiamo qua altri semi, che questi qua mi servono in quantità allucinante. Poi seminiamo anche dei funghi, i fiori, che comunque questi mi servono per i malati, qualora ovviamente debba fare poi... Dovrei costruire anche più rifugi per i malati. Vediamo se possiamo costruirli. Sì,
direi che li possiamo decisamente costruire. Ne costruiamo qua, no, perché c'è quell'albero di mezzo. E poi qua comunque è tutta la zona dello spaventapasseri, quindi in realtà preferirei evitare costruirlo qua. Allora, uno lo costruiamo qua. Poi un altro lo costruiamo qua. E un altro lo costruiamo qua. Così abbiamo la possibilità comunque di far guarire subito una parte della popolazione. Qui mettiamo a raffinare legna. Assolutamente. Quella che mi serve di più al momento. Boh. E detto questo, in realtà potremmo anche chiudere qua e rivederci con il prossimo episodio, dove andremo appunto a sconfiggere insieme il quarto e ultimo, o penultimo in questo caso, predicatore. Quindi grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Bye bye.